La sottotraccia dell'omofobia irrompe nella settima edizione dell'Aquila Film Festival, che apre i battenti con la proiezione dello Sconosciuto del Lago, pellicola ambientata nel sud della Francia, che da subito ha generato numerose polemiche a causa della presenza di scene di sesso esplicito e nudo maschile. Il film è stato introdotto alla riflessione di Massimo Fusillo, professore dell'Università degli Studi dell'Aquila. Lo spazio del lago è uno spazio sospeso, è uno spazio di cruising, cioè di cruising, battuage, come si dice, insomma, cioè di incontri sessuali rapidi, compulsivi, e quindi è una spiaggia nudista, quindi questo fatto che i personaggi siano tutti nudi, quindi non riconoscibili anche socialmente per l'abito, crea appunto questo luogo ha una sua sospensione, come una sorta di eterotopia, si potrebbe dire con termine tecnico, cioè uno spazio, diciamo, diverso dallo spazio quotidiano, e qui lui caratterizza molto bene questi personaggi e questa storia che va sul desiderio. La discussione è stata animata anche da Giovanni Minerva, direttore artistico del Torino GLBT Film Festival. Di questo film non sono molto entusiasta, come Massimo, per tutte le ragioni che ha detto Massimo, sia stilisticamente, sia per quello che ha raccontato, che mi sembra un po' un film un po' retro, un po' cruising. La prima mattinata è l'edizione 2013 dell'Aquila Film Festival dedicata alle scuole. Sul grande schermo la pellicola Mine Vaganti del regista Ferzan Özpetek, dove viene affrontato il tema della famiglia, raccontato attraverso le vicende di un clan familiare nel Salento. Özpetek traccia il ritratto di una famiglia meridionale, contemporanea, cercando di far cadere una serie di luoghi comuni, molto radicati nella società italiana. Lo sceneggiatore del film, Ivan Cotroneo, si è confrontato con i ragazzi degli istituti scolastici superiori sullo spinoso tema dell'omofobia nelle scuole. È proprio nella scuola e in altri ambiti di socializzazione ai giovanissimi che occorre infatti intervenire per educare all'accettazione e al rispetto delle differenze, per prevenire razzismo e omofobia. Spesso gli episodi di bullismo e di discriminazione che non riguardano soltanto le persone omosessuali, gli adolescenti omosessuali o presunti tali o tacciati di essere omosessuali, ma chiunque non sia sufficientemente ricco, sufficientemente magro, sufficientemente bello. Quindi l'ambiente scolastico è molto importante, è importante anche ovviamente che anche nelle famiglie, anche in quelle tradizionali, ci sia il rispetto per le differenze di tutti. Un modo per parlarne è la scrittura, e Cotroneo ha affidato la sua riflessione alle pagine del volume Un bacio. C'è la paura perché soprattutto per gli adolescenti scoprirsi differente dagli altri e aver paura di questa differenza è un pericolo. È importante sottolineare ogni volta che si parla con gli adolescenti, secondo me, che le differenze sono una ricchezza nella vita, che la non omologazione è una ricchezza e che non esistono schemi preconcetti a cui tutti dobbiamo aderire.